Via libera al progetto di ANAS per ridurre le curve sul tratto dell'Aurelia tra i comuni di San Benedetto e Riccò del Golfo, in prossimità della frazione di Debbio. L'intervento ha come obiettivo la realizzazione di una nuova bretella rettilinea, con una curvatura più morbida alle due estremità, in modo da rendere più agevole e sicuro il transito dei mezzi, migliorando la visibilità del tratto. L'avvio dei cantieri è previsto per il 2024. In particolare ci sarà un miglioramento del tracciato e l'eliminazione delle intersezioni a raso che oggi comportano numerosi incidenti. L'intervento ha un investimento di circa 2 milioni e 200 mila euro. È un investimento importante che abbiamo condiviso e che sarà inserito nel prossimo contratto di programma dell'ANAS, che si è curata dello studio di fattibilità che abbiamo condiviso con l'amministrazione. Una buona collaborazione, in attesa evidentemente che il contratto possa diventare nei prossimi mesi realtà, e quindi da lì poi procedere alla progettazione esecutiva e traguardare l'avvio del cantiere nel 2024. L'intervento permetterà di riqualificare in modo poderoso un'area che negli ultimi anni sta crescendo molto in termini di residenti, migliorando la mobilità delle zone urbane connesse con l'Aurelia, come sottolinea il sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli. Essere attraversati dalla statale Aurelia è un grande vantaggio che comporta spesso dei sacrifici in termini di vita quotidiana. Questo intervento va a riqualificare in modo poderoso un'area che sta crescendo con residenze, con nuovi, con bambini, con modi di vita che con questa possibilità diventano modi di vita urbana, e continua questo processo di attività e di miglioramento delle zone urbane strettamente legate alla statale Aurelia. Questo con Regione Liguria e anche in una collaborazione costante con ANAS, che è quella del giorno per giorno. ANAS, l'ente competente per l'intervento, ha presentato varie proposte per migliorare la visibilità in questo tratto di Aurelia e, dopo un'approfondita analisi dello stato dei luoghi e delle caratteristiche della strada, in accordo con gli enti locali si è scelto di realizzare un incrocio a raso con un sottopasso per permettere l'accesso ad una delle abitazioni private vicine alla strada. L'incrocio è pensato con un allargamento a 3 corsie, di cui quella centrale consente l'accumulo per i veicoli che debbano inserirsi nella via secondaria e subito in successione la corsia di rientro per i veicoli che effettuano il percorso inverso. Grazie a questa soluzione sarà possibile eliminare le interferenze con le vie di accesso private e, nello stesso tempo, non interrompere il flusso veicolare sull'Aurelia.